Ciao amanti dei felini! Benvenuti su Ricarica Mentale. Oggi, vi sveleremo i 12 errori comuni che potrebbero rendere il vostro gatto arrabbiato e scontento. Ma prima di iniziare, assicuratevi di restare fino alla fine. Vi garantiamo che questi consigli possono trasformare radicalmente il vostro rapporto con il vostro amico peloso. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video. Cominciamo esplorando l'importanza di riconoscere i segnali di stress nei gatti, creature incredibilmente intricate che utilizzano un linguaggio sottile per comunicare il loro stato emotivo. Osservando attentamente il vostro gatto, potrete notare comportamenti quali un'eccessiva pulizia, l'arretramento delle orecchie o una postura rigida, che indicano chiaramente il suo stato d'animo. Ignorare tali segnali potrebbe compromettere l'equilibrio della connessione con il felino, mettendo a rischio una relazione armoniosa. Al di là dei sintomi evidenti, è cruciale prestare attenzione alla posizione della coda come indicatore emotivo. Una coda abbassata può segnalare disagio, mentre una coda eretta può indicare stress elevato o eccitazione. Cambiamenti nei comportamenti sociali, come il ritiro o l'isolamento, possono anch'essi essere indicatori chiari di stress. Ignorare questi segnali può minacciare la stabilità della connessione con il proprio gatto. Tuttavia, una risposta attenta e amorevole a tali segnali può preservare l'armonia nella relazione con il vostro affettuoso compagno felino. La consapevolezza di queste sfumature emotive è essenziale per garantire il benessere emotivo del nostro gatto. Prestare attenzione a tali segnali sottili non solo rafforza il legame con il nostro amico peloso, ma contribuisce anche a mantenere una relazione felice e equilibrata nel tempo. Continuiamo con il secondo punto essenziale: scelta di giocattoli inappropriati. Ogni gatto è un individuo con una personalità unica e preferenze distinte. Pertanto, la scelta attenta dei giocattoli è fondamentale per garantire una stimolazione positiva al vostro prezioso felino. Non esiste una soluzione universale quando si tratta di giocattoli per gatti. Alcuni potrebbero amare la sfida della caccia, mentre altri potrebbero preferire i giocattoli rimbalzanti da palla. C'è anche chi potrebbe essere affascinato dai giocattoli imbottiti di erba gatta. Osservare attentamente il comportamento del vostro gatto è la chiave per comprendere le sue uniche preferenze. Per individuare i giocattoli ideali, osservate come il vostro gatto reagisce a diverse stimolazioni. Ad esempio, se mostra interesse per la caccia, potreste optare per giocattoli con piume o oggetti che simulano prede. Se ama la movimentata azione, i giocattoli rimbalzanti da palla potrebbero essere perfetti. Per i gatti che amano il comfort, giocattoli imbottiti di erba gatta potrebbero essere la scelta giusta. Sperimentate con una varietà di giocattoli e notate quali scatenano la maggiore gioia e interesse nel vostro amato felino. Questa attenzione ai dettagli vi aiuterà a creare un ambiente di gioco personalizzato, garantendo al vostro gatto un divertimento su misura. Ricordate, il gioco è un modo meraviglioso per rafforzare il legame tra voi e il vostro affettuoso compagno felino. Passiamo ora al terzo aspetto essenziale: gestione sbagliata della lettiera. Immaginate il benessere del vostro gatto come una sinfonia, e la lettiera come la partitura che determina l'armonia di questa melodia felina. La scelta e la manutenzione della lettiera sono più di una semplice routine e sono una coreografia delicata di comfort gatto su misura. Ogni gatto ha le sue preferenze uniche, un po' come gustare una prelibatezza. Alcuni preferiscono la consistenza sabbiosa, mentre altri potrebbero prediligere quella più granulosa o agglomerante. Sperimentare con diversi tipi di lettiera è come offrire al vostro gatto un menù di opzioni per scoprire quale stile preferisce nel suo ristorante personale. La lettiera pulita non è solo un luogo igienico per il vostro gatto, ma è il palcoscenico su cui si svolge un atto quotidiano di fiducia reciproca. Pulirla regolarmente non solo evita stress e disagi al vostro felino, ma crea anche un ambiente armonioso che rafforza il legame tra voi e il vostro compagno peloso. Pensateci come a creare uno spazio confortevole, un'oasi di tranquillità dove il vostro gatto possa esprimersi liberamente, lontano da ogni fastidio.
Passiamo ora al quarto punto fondamentale, dieta non adeguata. Alimentare il vostro gatto con il cibo giusto è una forma d'amore concreta. Ma come scegliere la dieta perfetta? Ecco alcuni consigli pratici per garantire una nutrizione ottimale al vostro amico felino. Prima di tutto, considerate l'età del vostro gatto. I gattini, gli adulti e gli anziani hanno esigenze nutrizionali diverse. Optate per un cibo progettato appositamente per la fase di vita del vostro felino per garantire il giusto apporto di nutrienti. Poi, tenete conto del peso del vostro gatto. L'obesità è una delle principali preoccupazioni per la salute felina, quindi scegliete alimenti adatti al peso ideale del vostro amico a quattro zampe. Consultare il veterinario può aiutarvi a determinare la quantità di cibo giusta. Infine, considerate le condizioni di salute del vostro gatto. Alcuni gatti potrebbero avere esigenze dietetiche speciali a causa di condizioni mediche. In questi casi, è fondamentale seguire le raccomandazioni del veterinario per garantire un piano alimentare adeguato. Passiamo ora al quinto punto chiave: mancanza di intrattenimento. I gatti sono creature giocose e curiose, e la mancanza di stimoli mentali e fisici può influire negativamente sul loro benessere. Offrire opportunità di gioco è essenziale per soddisfare il loro istinto naturale di caccia e per mantenere attivo il loro corpo agile. Scegliere giocattoli stimolanti, come palle rimbalzanti o quelli che simulano la caccia, può rendere l'esperienza di gioco gratificante per il vostro gatto. Inoltre, non sottovalutate il potere dell'interazione diretta. Trascorrere del tempo di qualità giocando con il vostro gatto non solo lo intrattiene, ma rafforza anche il vostro legame. Osservare le attività che appassionano il vostro gatto è come scoprire le pagine di un libro segreto che narra delle sue preferenze e desideri. Alcuni potrebbero amare la caccia simulata con piume o palline, mentre altri potrebbero essere affascinati da giocattoli che emettono suoni intriganti. La chiave è adattare il gioco alle inclinazioni specifiche del vostro compagno peloso. Creare un ambiente stimolante e positivo per il vostro gatto include anche la scelta di giocattoli che coinvolgano più sensi, come il tatto e l'udito. L'utilizzo di giocattoli interattivi o sessioni di gioco strutturate con il proprietario può aiutare il gatto a sviluppare abilità cognitive, mantenere attiva la sua mente e alleviare lo stress. In questo modo, l'interazione diretta non è solo un momento di divertimento, ma un investimento nel benessere e nella felicità del vostro affettuoso compagno a quattro zampe. Proseguiamo con il sesto punto essenziale: violare la zona di comfort. Ogni gatto ha il suo territorio e la sua zona di comfort, e rispettarli è fondamentale per mantenere una relazione armoniosa. Forzare un gatto al di là dei suoi confini può trasformare l'esperienza quotidiana in un momento di stress e ansia per il vostro amico felino. Gli animali domestici, come gli esseri umani, necessitano del loro spazio personale e di momenti di tranquillità. Osservare attentamente i segnali del vostro gatto è un atto di comunicazione non verbale che rafforza la comprensione reciproca. Se il vostro felino si ritira in un angolo tranquillo o si rifugia in una cuccia, rispettate il suo bisogno di isolamento e privacy. Creare zone sicure e rifugi appositamente pensati per il vostro gatto è un modo tangibile di dimostrare amore e rispetto. Questi spazi offrono al vostro amico peloso un luogo dove ritirarsi quando si sente vulnerabile o ha bisogno di un momento di solitudine. Garantire un ambiente che rispecchi la sua zona di comfort non solo promuove una convivenza serena, ma consolida anche il legame tra voi, creando una fiducia reciproca che dura nel tempo. Proseguiamo con il settimo punto cruciale: manca di routine. I gatti, come molte creature, amano la stabilità e la prevedibilità nella loro vita quotidiana. Creare una routine regolare contribuirà a ridurre lo stress nel vostro gatto e a mantenere un ambiente armonioso. Quando si parla di routine per il vostro gatto, ogni dettaglio conta nel creare un ambiente che promuova benessere e sicurezza. La routine va oltre i pasti fissi, include anche momenti di coccole, sessioni di gioco e momenti di tranquillità.
Stabilire orari fissi per queste attività fornisce al vostro gatto una struttura che crea una sensazione di sicurezza e comfort. Gli animali domestici amano la prevedibilità e sanno cosa aspettarsi, il che riduce lo stress e favorisce una convivenza serena. Osservare attentamente i segnali del vostro amico felino è un aspetto chiave per personalizzare la routine. Alcuni gatti potrebbero preferire coccole mattutine, mentre altri gradiscono il gioco pomeridiano. Adattare la routine alle preferenze del vostro gatto non solo lo rende felice, ma consolida anche il vostro legame. Creare rituali specifici, come una particolare sessione di gioco prima dei pasti o momenti di relax prima di coricarsi, aggiunge un tocco personale che rende unica la vostra relazione. Passiamo all'ottavo punto essenziale, forzare le interazioni. Ogni gatto ha la propria personalità unica e i suoi modi preferiti di ricevere affetto. Forzarlo a interagire in modo che non gradisce può generare stress e indebolire il legame che avete con il vostro amico felino. Stabilire un'interazione positiva con il vostro gatto è come danzare al ritmo delle sue preferenze e segnali. Ogni piccolo gesto di affetto dovrebbe essere un dialogo, non una imposizione. Rispettare i limiti del vostro gatto è cruciale per costruire una connessione fondata sulla fiducia reciproca. Mentre alcuni gatti amano abbracci prolungati e coccole, altri preferiscono interazioni più brevi e sfuggenti. Osservare il linguaggio del corpo del vostro amico felino è una guida preziosa. Se ritira la testa o agita la coda, potrebbe essere un segnale di disagio o sovrastimolazione. Imparare a decifrare questi segnali vi aiuterà ad adattare le vostre interazioni in modo da rispettare le preferenze del vostro gatto. Il linguaggio del vostro gatto è la chiave per comprendere quando è il momento di condividere amore e quando è meglio lasciarlo godere della sua solitudine. Proseguiamo con il nono punto fondamentale, manca di cure veterinarie. Le visite regolari dal veterinario sono un atto d'amore e una garanzia di salute per il vostro gatto. Ignorare questa pratica può portare a problemi di salute non rilevati e compromettere il benessere del vostro amato felino. Le cure veterinarie non si limitano solo a emergenze. Programmare visite periodiche permette di individuare tempestivamente eventuali problemi di salute, garantendo al vostro gatto una vita lunga e felice. Il veterinario non è solo un professionista della salute animale, ma diventa un alleato nel prendersi cura del vostro amico peloso. Affrontiamo ora il decimo punto chiave, ambienti troppo rumorosi. La sensibilità acustica dei gatti li rende particolarmente reattivi a rumori forti e improvvisi. Per garantire il benessere del vostro amico felino, è fondamentale creare un ambiente domestico che rispetti la sua sensibilità. Aspirapolvere, musica ad alto volume o suoni improvvisi possono mettere a disagio il vostro gatto. Offrite zone tranquille e rifugi in cui il vostro felino possa ritirarsi quando desidera un momento di calma e protezione. Questi luoghi sicuri rappresentano un rifugio dove il vostro gatto può riposare senza essere disturbato. Ridurre al minimo i rumori stressanti non solo contribuirà al suo benessere, ma creerà anche un ambiente sereno e rilassante che favorirà una convivenza armoniosa. Esaminiamo ora l'undicesimo punto essenziale, trascurare l'igiene orale. La salute orale è cruciale per il benessere del vostro gatto e spesso è un aspetto trascurato. Molte persone non sono consapevoli che anche i gatti possono sviluppare problemi dentali. La pulizia regolare dei denti del vostro amico felino è essenziale per prevenire malattie gengivali e mantenere una litosi fresca. Esistono giocattoli e spazzolini specifici per gatti che rendono il processo più agevole e piacevole per il vostro felino. Chiudiamo con il dodicesimo punto chiave, stress da sovraffollamento. Troppi gatti in uno spazio limitato possono generare tensioni e stress tra i pelosi coinquilini. Bilanciare il numero di gatti in casa è fondamentale per garantire una convivenza armoniosa. Ogni gatto ha bisogno del proprio spazio e territorio. Sovraffollare l'ambiente può portare a scontri territoriali e stress cronico. Assicuratevi che ogni gatto abbia le risorse necessarie, come lettiere, ciotole per il cibo e spazi di ritiro, per creare un ambiente equilibrato e pacifico. Osservate il comportamento dei vostri gatti,
Se notate tensioni o aggressioni, potrebbe essere il momento di riconsiderare la dinamica domestica. Grazie per averci seguito fino alla fine. Ricordate, ogni piccolo gesto d'amore conta. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo video. Ci vediamo nel prossimo video su Ricarica Mentale. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.